anni. Voglio che tu mi impedisca di fare quello che invece voglio fare. L'incidente che ha coinvolto Nakao avrebbe potuto essere evitato. Più volte ho cercato di avvertirvi che Eric era un soggetto pericoloso, però, per l'atteggiamento troppo permissivo che regna in questa scuola, non sono mai stato preso in considerazione. E mi dica, sarai per caso io quello permissivo? Non è forse così? Per fortuna Nakao si è salvato, questa volta. Ma in futuro potrebbero nascere altri problemi. In realtà io non credo che Eric abbia direttamente a che fare con l'incidente. Penso che dovremmo esaminare i fatti con attenzione. Che cosa? Siamo ancora a questo. La prova è la lettera che ha scritto Nakao. Mi spieghi che bisogno c'è di fare altre indagini? Sono rimasto scioccato quando ho capito che lei, professore, non si era accorto che fossi assente quel giorno. Ma che cosa? Oh. Quando poi mi ha chiesto se ero nella sua classe, mi sono sentito come se per lei non fossi neanche un essere umano. Eh? Lei non si era mai neanche accorto della mia esistenza. E pensare che per me... Lei era un bravissimo professore. L'ho sempre ammirata e le portavo rispetto. Che cosa significa questa pagliacciata? Ho quasi finito, mi stia a sentire! Quindi mi dica, professore, che cosa mi resta ora nella vita? Che ragione ho di continuare a esistere? Ho questa idea in testa. Io la prego, professore, mi aiuti almeno lei. Ho trovato questo foglio nascosto tra i libri del professor Sengoku sulla sua scrivania. Perché l'ha nascosto? Faceva parte della lettera di Nakao. Non è vero, io non ne so nulla. Sentiamo, perché non l'ha distrutta, professore? Non sarebbe stato meglio? Avrebbe eliminato tutte le prove che la incolpavano. Lo ripeto, io non l'ho mai vista e non ne so assolutamente niente. Scusa, Fanny, posso vedere quella lettera, per favore? Ma, signore... Professor Sengoku, per sua informazione, Nakao desidera continuare a praticare il karate nel nostro club. Avrebbe voluto un po' più di considerazione da parte sua, ce l'ha detto poco fa. Non era poi molto, no? Ma in quella lettera non faceva alcun riferimento a dove si trovava. Che cosa avrei potuto fare? Ha visto, alla fine si è tradito da solo. Allora l'ha letta quella lettera. Sembra che lei non abbia raccolto la richiesta di aiuto che Nakao le aveva inviato, professore. E visto che ci siamo, è giusto che sappiate... che noi ragazzi siamo molto intimoriti da voi adulti. Viviamo in una società che voi avete costruito e formato. Io sono una ragazzina come tante che vorrebbe vivere la vita a pieno. Quindi, dato che voi siete i grandi, datevi una regolata! Perché vedete, noi non possiamo scegliere i grandi che ci stanno intorno. Così il professor Sengoku non ha atteso la primavera per andarsene. Mi dispiace. Solo un'ultima parola. Ecco, io non credo di essere completamente dalla parte del torto. Quindi non dimentichi quanto è accaduto e tenga Eric sotto stretto controllo, signor Presidente. Può darsi che lei abbia ragione, ma i ragazzi sono migliori di noi. Loro hanno a disposizione tutta una vita e soprattutto hanno l'energia necessaria per cambiare e per poter crescere sia dentro che fuori. Prima o poi ci rincontreremo, professor Sengoku. Ciao, Nakao. Ecco, io... sappia che mi dispiace davvero. Come? Non dovevo scrivere quella lettera. Oggi è il primo giorno che torna a scuola. Ah, capisco. Aspetti. Che cosa c'è? So benissimo che probabilmente lei non se lo ricorderà più, ma il giorno che sono arrivato nella sua classe mancava il cancellino della lavagna e lei stava usando il suo fazzoletto per cancellare. Così da quel giorno mi sono sempre preoccupato di portare in classe dei cancellini nuovi. Poi una volta mi ha guardato e mi ha detto grazie per averlo notato, Nakao. Quella frase mi ha reso immensamente felice. Mi scusi ancora. Era tutto. Ho finito. Allora ti saluto.